Transennata in piazza Salotto a Pescara, l'area nella quale sorgerà la nuova fontana musicale luminosa voluta dall'amministrazione comunale Masci, lì dove un tempo c'era il calice di Toio Ito, le cui vicende sono note. La fontana avrà intorno i tasti di un pianoforte. Tramite essi, premendoli, verranno attivate luci, musica e giochi d'acqua. E manco a dirlo, quando ci sono e si parla di cantieri, eccoli a controllare che tutto vada per il meglio, le vere sentinelle della città, i pensionati. Lei è ipnotizzato da questo cantiere. Ipnotizzato. Sarebbe? È ammaliato, è colpito da questo cantiere. Dopo tanto tempo, che ci mette, che ci fa? Glielo dico io. Si ricorda qui che c'era qualche tempo fa? Ma voi ci stai cinesi. I cinesi. Con un monumento dei cinesi, no? Il calice di Toio Ito, un architetto di fama mondiale, insomma. Quanto è durata? È poco. Allora incominciamo, prima l'orologio, dopo quel cinese, poi dopo ha venuto la fioriera, ma che ci fanno? Una fontana? Un monumento dello sindaco? È una fontana luminosa con la possibilità di suonare della musica premendo dei tasti con i piedi. Ma del calice di Toio Ito che ne pensava? Che ne pensa? Che era una gran schifezza. Perché ci fanno un bel tricolore? Piazza Salotto un bel tricolore? Tricolore? Ma lei è patriottico? Certo. Siamo italiani, ma non so che. Ma gli alberi? Come mai qui alberi a parte le palme? Qualche albero un po' di verde? Ma lei è nostalgico? Per caso? No, non è nostalgico, però. Credere in un ideale, una bandiera, serve. Più del calice e più della fontana. Certo. Ma state dando un'occhiata al cantiere, state sorvegliando? Andiamo in cerca di belle donne. Sì, sicuramente, sì. Aveva bisogno, insomma, questo spazio così tutto cemento, senza niente, c'è bisogno di qualcosa. Ma si ricorda cosa c'era in questo punto esatto? C'era quella cosa del giapponese là, quel bicchiere, cos'era? Un bicchiere mi pare. È un bicchiere che però purtroppo si è rotto. Si è rotto, ma i vetri si rompono. Ma viene qui insomma per controllare anche come vanno i lavori, a nome dei pescaresi, glielo posso chiedere? Sicuramente, ma veniamo aggiornati costantemente da tutta l'informazione. Però dal vivo capisce, voglio dire, c'è il polso della situazione. Senta, ma Piazza Salotto com'è cambiata nel tempo? Io ricordo molto volentieri il tombino rotondo, le piastrelle. C'erano dei bar con tanta musica, tanti complessi, sicuramente era un'altra era. A me non piace niente di giapponese, quindi non solo il calice ma neanche la piazza. Beh, ma è stata costruita e progettata da giapponesi. E la fontana? La fontana dipende da com'è. Mi tolga quello che ho detto sulle in cerca di donne, di ragazze, se no mia moglie non mi fa rientrare. Come si chiama? Lo faccio tornare a casa perché l'ha detto per scherzo, o non lo so. No, grazie, sto scherzando. Grazie, grazie. Mi trovo di passaggio. Devo ammazzare il tempo, sono pensionato. Che cosa la vedete?